la distruzione o l'intenzione di essa o dell'eliminazione fisica e sottomissione del genere maschile. Di questo nessuno ne parla. Cioè, questo termine nessuno ne vuole parlare. Scusate, ma non vi risulta che da tutto quello che sta succedendo, dalle cronache, diciamo, i diritti dei padri separati che vengono calpestati ogni giorno, dalle false accuse, dalle false denunce di stupro, di violenza, ma non vi sembra che ci sia veramente una persecuzione del genere maschile, un genocidio maschile, la distruzione, l'eliminazione anche fisica? Fisica, come no? Guardiamo innumerevoli suicidi di maschi, specialmente uomini. Non mi sembra che le donne in crisi si impiccano, si suicidano. Dovremmo usare un pochino di più questo termine androcidio? Certo, dico di sì, androcidio, cioè l'eliminazione fisica dei maschi, è un progetto, tu sai benissimo, io ti seguo sempre su internet come antifemminista convinta, devo dire che porti dei dati inconfutabili delle super lobby che hanno finanziato il femminazismo mondiale. Quindi stiamo parlando del peggior nazismo che il mondo ha mai avuto, il peggior nazismo con la gonna, anche se devo dire che le femministe non sono neanche donne, ma sono dei mostri, ma dietro le femministe ci sono, sappiamo, le stesse lobby che ci hanno ridotto alla crisi. E questo mi rivolgo anche a tutti gli agenti, ringrazio anche i vari addetti stampa, il Censorino Teatino, ringrazio Agenzia Stampa Italia, tutte le agenzie stampa, perché il problema è questo: guardate caso che ogni politico maschio viene comunque indagato, massacrato, De Fanis lo uccide la moglie, Di Primio, io ho sostenuto il sindaco Di Primio, addio, apri di cielo, agora. Sono i bersagli più facili. Ma, cioè, ma avete visto una politica donna che ruba o che va in galera? Dai. O che viene denunciata perché magari, che ne so, fa la puttana, o perché magari ha ricattato il marito. O ci fosse un assessore donna, caro Censorino Tatino e cara Web International. Parliamo una cosa, esiste un procedimento penale, ma se non arrestano neanche le maestre che ammazzano i bambini, li perseguono, li pestano, gli anziani nelle strutture sanitarie, non vengono indagate? Io ho saputo che le maestre che hanno ucciso un bambino, che se ne è parlato a linea gialla in questi programmi, non sono state neanche interrogate. Perché purtroppo dopo 45 anni di femminismo nazista, la cultura, i media è saturo della beatificazione della donna. Sì. Purtroppo siamo vittime. Donna santa, maschio. Anche le donne sono inferiore. Le stesse vittime di questa, diciamo, come si può dire, criminalizzazione. Una manovra psicologica in cui viene lavaggio del cervello, in cui si crede che la donna è santa pura e sempre non fa nessun crimine, anche se ammazza i bambini, o anche se lo fa deve essere giustificata per qualche altro motivo. Invece l'uomo sempre violentatore, abusatore. Sì, io ho ucciso 30, no, 30, indagato, 30, ho ucciso 3. Quindi dobbiamo, cristiano non violento, anche informarci un pochino di più e non andare solo a vedere la televisione, i mass media che in genere pilotano tutte queste. Infatti è bellissimo quello che è vero, che tra l'altro ho visto su Facebook, facciamo vedere, 45 anni di femminismo nazista hanno portato al femminicidio. Questo è un post che la nostra carissima antifemminista convinta, donna, come vedete tutti, è vero, una vera donna, anzi fossero come te donne metterei una firma, bella, brava, intelligente e onesta, perché stai, ti ringrazio a nome di tutti i maschi della mia associazione, stai praticamente aiutando il nostro genere dall'olocausto, dal grosso, grande olocausto, la più grande Shoah del mondo, la Shoah di tutto il genere maschile. In effetti i potenti del mondo, facendo fuori noi maschi, già fanno fuori, mi sembra, 2 miliardi di persone sul pianeta. Quindi comunque sia, diciamo, se questo è il progetto comunque di farci fuori, come lo vediamo dei nostri politici, dei governanti, che non si può più neanche manifestare, non si può più neanche manifestare contro il sistema. Abbiamo visto gli amici del Movimento 5 Stelle per il fatto di Napolitano, vilipendio di qua, vilipendio di là. E beh, datevi una calmata, cioè, ci sta la democrazia, la gente sta morendo, no, di fame. Questo è genocidio, non c'è mai stata. Oltre che femminicidio, androcidio e italianicidio. Quindi a favore dei forconi, a favore comunque dei momenti del 9 dicembre,
a favore di chi, di Cristiano Vignaldi, di tutte le persone che si stanno muovendo in Abruzzo a livello nazionale per cacciare fuori dei coglioni dalle palle i politici corrotti che sono dei pupazzi dell'alta finanza, delle massonerie internazionali che ci vogliono morti. E aumenteranno le tasse tra altri 10 anni, la gente crede ci sarà la ripresa, molti imprenditori a cui sono vicino, cara antifemminista comunista, mi chiedono, ma secondo te, tu che sei il maschio 100%, c'hai super informazioni, perché c'ho tante informazioni, per quello hanno paura di invitarmi, ci sarà la ripresa, ma quale ripresa se qua aumentano le tasse, chiudono i negozi, chiudono le attività, le tasse o meno, la tassazione o meno, ma come ci riprendiamo? Cioè, sono un miracolo di Gesù. Cioè, voglio dire, o solo se andassi al potere saprei dove prendere i soldi alle lobby, ma per questo sono bene attenti, tranne la zanzara e zanzarine varie, qualcuno a invitarmi stanno molto attenti, non si parla anche di maschilismo, femminismo, femminicidi presunti, che poi denuncia su, cioè tutto è pilotato, poi io sono testimone che alla zanzara mi è stato detto tu devi dire questo, perché dovevo dire delle cose, io vabbè, comunque, tra me, intervista pilotata, intervista pilotata tra me, Davide Parenzo e Cruciani, anzi invito allora di farmi un'intervista libera sulla zanzara o altri media, come saluto Telese, cazzo invitami a Matrix, così finalmente può dare una speranza agli italiani, perché non certo Renzi, Berlusconi possono dare un... No, nessuno di loro. Chi cazzo, scusate il termine, chi può risanare l'Italia se non uno maschio vero che viene, diciamo, persona onesta, persone che non abbiano solo interesse a fare politica, esatto, e entrare a fare nel Parlamento, vediamo questo scambio PD e PDL, non serve fare politica per forza per poter risanare il paese, se volete fare le domande dobbiamo domande, farlo noi, rispondiamo. Lei, dobbiamo farlo noi convinto, tutti i cittadini insieme, dovremmo fare come sta succedendo in Ucraina. L'occupazione di tutte le istituzioni pubbliche, Parlamento, Senato, tutte le istituzioni pubbliche. E allo stesso tempo una rivoluzione e uno sciopero fiscale. Ma tutti, senza esclusione di nessuno. Bravo.